Ciao ragazzi, siamo Ciao! Raffaele e Francesca di Vita in Viaggio e oggi vi portiamo in una nuova avventura con noi. Infatti, dove andiamo? Vi portiamo a Trezzo sull'Adda e a Crespi d'Adda, quindi seguiteci! Prima di mostrarvi Crespi d'Adda, vi diamo una piccola anteprima di Trezzo sull'Adda, che vedrete sul nostro canale prossimamente. Dalle 14 in poi non si può più passare in macchina da queste parti. Infatti, prima di arrivare qua ci sono diversi parcheggi, alcuni a pagamento e altri sono parcheggi bianchi. Dovete parcheggiarla lassù. E più o meno per arrivare al villaggio di Crespi d'Adda a piedi vorranno penso 15 minuti, ma dopo ve lo confermiamo. 5 se invece vi mettete a palle e rotolate giù. Crespi d'Adda è un villaggio operaio fondato da Cristoforo Benigno Crespi nel 1877 e completato verso la fine degli anni 30 del XX secolo. Dovete sapere che questo villaggio, che si trova in provincia di Bergamo, in Lombardia, è il perfetto modello di un complesso architettonico che illustra un periodo significativo della storia, ovvero la nascita dell'industria moderna in Italia. Il sito si è conservato perfettamente integro in tutto e per tutto. In questo villaggio, che i Crespi realizzarono per gli operai del loro cotonificio, vennero costruiti una chiesa, una scuola per i bambini degli operai, un piccolo ospedale, i bagni pubblici, il cimitero e ovviamente le case, che vi mostreremo tra poco. Alla fine della via principale, che si sviluppa tra la fabbrica e il villaggio, si trova il cimitero, in cui spicca la Cappella Crespi, una maestosa torre piramide che si eleva sulle tombe degli operai. Nel 1886 vengono fatte innalzare le prime casette operaie, che vengono costruite lungo assi ortogonali e distanziate in modo regolare. Queste case sono abitate ancora oggi, soprattutto dai discendenti degli operai della fabbrica, anche se quest'ultima è stata chiusa definitivamente nel 2003. Dopo la Prima Guerra Mondiale, la parte sud del villaggio, ancora libera, si arricchisce di altre 5 abitazioni, destinate agli impiegati e ai capi reparto. Rispetto a quelle operaie, presentano una maggiore ricchezza decorativa. I Crespi, invece, usavano come residenza estiva questo castello, che grazie alla sua torre alta 50 metri spicca anche a distanza di chilometri. Ciao ragazzi! Ciao, siamo Francesca e Raffaele di Vita in Viaggio. E fino qua, e tutto oggi vi bene. Portiamo, prima l'hai detto tu. Ciao ragazzi! Hai ridillo. Ciao ragazzi! Ciao! Ma no, l'avevo detto prima io, vai! Ciao ragazzi! Ciao, siamo Francesca e Raffaele.